parola al premiato che ci vuole dire poche parole. Un piccolo discorso in italiano. Senatore, buongiorno. È un onore recedervi il pavolo d'oro e vi ringrazio per il riconoscimento. Sono contento che il mio lavoro su Clarence Picknell sta avendo un effetto beneficio su Bodiger. Solitamente il pavolo d'oro è assegnato a una persona creativa. Io non lo sono in maniera particolare. Tuttavia, amo far scoprire nuovi talenti al pubblico. Clarence era un uomo molto creativo. Purtroppo il suo valore non è stato abbastanza riconosciuto e diffuso al di fuori di questa incantevole parte d'Italia. Ma la ricchezza del suo talento in vari campi merita di più. Spero di dare a Clarence e indirettamente a Bodiguerra il riconoscimento che si merita in Europa e a livello mondiale. Perché faccio tutto questo lavoro io? Prima di tutti, perché è divertente. Susi, io e il team volontario di ricercatori e scrittori che lavorano su Clarence lo troviamo piacevole, interessante, motivante e persino creativo. In secondo luogo, perché è una buona causa. Dopo 40 anni nel mondo del business, trovo gratificante lavorare in progetti dove il ritorno non è economico, al contrario, ma intellettuale. Inoltre, i musei e le università apprezzano che a capo di un progetto di ampio respiro ci sia qualcuno della stessa famiglia. 4. Il patrimonio culturale si rende umani quanto il progresso tecnologico e ha un grande valore. Per poterlo apprezzare abbiamo l'obbligo di impegnarci attivamente. Clarence è stato un uomo veramente prolifico. Ha lasciato 43.000 oggetti a vari musei, tra copie di incisioni rupestri, acquerelli botanici, campioni di fiori, lettere, diari. Condividere il suo talento è parte del nostro dovere per diffondere il nostro patrimonio culturale. Per questa esposizione, Susi e io abbiamo scelto di concentrarci sulla produzione artistica di Clarence, perché è uno dei suoi talenti meno noti. E riteniamo che questa fosse per lui una grande passione, piuttosto che un lavoro. Infine, per l'anniversario 2018 della sua morte, stiamo organizzando una serie di eventi che renderanno il centenario di un'occasione festosa e proficua come oggi. Potete ora capire perché sono così grato a Tesco Gondo e a alle persone di Bolivia per il premio del Pavolo d'Oro e per il loro riconoscimento dei nostri impegni. Saluti poligoti, grazie mille. Invitiamo Susi Picknell a salire.
e non si può andare via da Bordighera senza fiori. Ringraziamo tutti per questa bella e molta partecipazione, vi diamo appuntamento ad un altro anno e vi invitiamo al nostro buffet dolce quest'anno, che si svolgerà qui fuori a sinistra. Grazie mille.